Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con un nuovo episodio di Minecraft. Signori, allora, signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di arrivare a 2000 iscritti, sì, a 200 iscritti per fortuna. Siamo già arrivati a 1000 passa, ma ci manca l'ultimo sforzo per arrivare ai 2000, signori. E qui la nostra scala degli obiettivi deve sempre crescere, sempre di più. E per fare questo mi serve il vostro supporto, signori. Io ce la sto mettendo tutta, portando video ogni giorno. E però anche voi, mi raccomando, ragazzi, non vi costa nulla. Un bel click sul tasto per iscrivervi, un bel click sul like e anche un commentino tattico con consigli, suggerimenti e tutto quello che volete. Sono sempre pronto a rispondervi, a leggere e accettare qualsiasi cosa vi passi per la mente. Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Ieri abbiamo costruito la nostra torre di lancio, signori, che così è molto brutta. Ora andremo un attimino ad abbellirla e faremo la salita d'acqua. Dobbiamo riuscire a fare tutto in questo video, signori, perché non c'ho voglia di perdere altro tempo e altre situazioni. Quindi, per fare la salita d'acqua ci serve un secchiello d'acqua che ci abbiamo. Che ci abbiamo, si può dire? No. E dell'alga. 7 non ce ne facciamo assolutamente nulla, dobbiamo andare a prendere molti di più. Ho degli scaffolding qui, delle cose di bambù. No, dobbiamo andare a recuperare qui, che dovremmo averne un bel po', o quantomeno. No, ne abbiamo solamente 24. Ottimo, com'è che ne abbiamo solamente 24? Sono pochissimi 24. Che ci faccio con 24? Non ci faccio nulla. È il momento di tagliare i bambù, signori. Non l'avrei mai pensato, ma è il momento di tagliare i bambù. Recuperiamoli come se non ci fossero domani e li faremo. Vabbè, tanto questi ricrescono a battere d'occhio. Non è quello il problema. Non è quello il problema. Ricordavo di averne molti di più. Ok, che qualcuno le abbiamo perso lungo la strada quando dovevamo illuminare la parte sotto di casa nostra. Però ricordavo. Tutto questo ne stiamo perdendo una botta che stanno finendo qua nell'oblio. Nell'oblio, sì, ma non ci interessa, signori. Ne abbiamo aiosi. Tutto questo ricordiamo sempre che siamo nella versione 1.19. Quindi noi con il bambù ancora non possiamo fare il legno. I blocchi di legno. Possiamo semplicemente fare gli scaffolding. Che non mi ricordo in italiano, impalcatura. Ah, le impalcature, ecco come si chiama in italiano. Allora, dovremmo avere anche delle stringhe. Ne ho qui delle stringhe. Stringhe. Qui non ho stringhe. Qui non ho stringhe. Quindi saliamo sopra. Dobbiamo recuperare qualche altra alga che penso dovremmo avere. Non c'ho voglia di andare a cercare altre alghe a destra e a manca, signori. Decisamente no. Vediamo anche se abbiamo dei cartelli qui nella. No, non stavo a cascare male. Ok, allora, intanto vediamo se abbiamo delle stringhe. 45, ok, le stringhe ce le abbiamo. E ci portiamo anche la polvere da sparo, in modo tale che ci facciamo qualche razzetto. Non oggi. Domani spiccheremo di nuovo il volo. Domani sarà il giorno del secondo volo. Ma non oggi. Le alghe. Dove cazzo stanno le alghe? Puff, ne abbiamo in maniera aiosa. Pigliamo però per sì e per no più di uno stack, perché non ricordo quanto cazzarola è alta quella torre. E penso che abbiamo tutto, signori. Penso che abbiamo. Non è vero, sono bugiardo. Sono un bugiardo. Perché dobbiamo recuperare anche un poco di queste liane. Ma io, se non sbaglio, qui dovremmo avere. Perfetto, una cesoia. Facciamo qualche altro scaffolding. Come cazzo la si chiamano? Impalcature. Ecco, scusa, se io qui scrivo impalcature. Perfetto. E con uno me ne fai 6. E facciamone qualcuno. 36. 60, fammene altri 3, vai, tanto, chi se ne frega, il materiale ce l'abbiamo, signori. Con la cesoia recuperiamo un po' di liane, tanto queste ricrescono che neanche glielo stai a dì e ti ricrescono subito. Ok, dai, così, puliamo questo, sti cazzo di gatti hanno rotto le scatole in maniera pesante. No, sono scemo pure io che sono cascato. Però possiamo risalire velocemente. Che culo, signori. Che botta di nati, che terribile. Dai così. Quante ne abbiamo?
12, mi bastano 12? Non lo so, ma nel dubbio ce li ho e me li porto a casa. Dai, dai, dai. Così, tanto queste mo ricrescono subito. Non è vero, 22 penso dovrebbero bastarmi. C'è 23, 24, 25 e 26. Giusto? So contare? Sì, so contare. Perfetto. Allora, andiamo nella nostra piattaforma di lancio. Ah, mi sono dimenticato i cartelli, mannaggia. Ah, ce li ho ora qua dei cartelli? Perché sento degli Enderman? Il fiato sul collo degli Enderman? Qualcuno me lo spiega? Sono io che sono fissato? Può essere perché il gioco mi sta suggerendo che dobbiamo fare la farm di Enderman. Allora, ho un cartello di Betulla e non ne ho altri. Ok, qui per caso ho dei cartelli, ma neanche per il piffero. Torniamo in magazzino, signori. Che cosa bellissima. Che cosa bellissima. Dovremmo fare anche l'ascensore ad acqua qui nel magazzino, signori. Ma c'è un problema di fondo. E non ho dove metterlo. Perché la discesa è fatta da 4 blocchi. Per fare l'ascensore d'acqua mi serve molto spazio. E dovremmo andarla a mettere da qualche parte che non so dove. Dovremmo anche sistemare questo magazzino. Dobbiamo fare tante cose. Il problema è che non c'ho proprio il tempo per farle. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfetto, facciamo così e facciamo così. E siamo tutti contenti. Ho un macello di materiali, ma non so minimamente cosa fare. Domani procediamo con le luci, signori. Domani duplichiamo quelli di là e illuminiamo tutto quanto il sotto. E mi piacerebbe metterne pure qualcuno là sopra, che non faremo oggi perché già abbiamo troppe cose in pentola, signori. E poi ci confondiamo semplicemente. Allora, questo è fatto. Questi non mi servono più. Questi non mi servono più. Questi mi servono dopo. Ok, l'acqua ce l'ho. Dammi pure questi, così siamo tutti belli che contenti. Allora, qua le rane stanno oramai conquistando il mondo. Dammi i cartelli che così non ci perdiamo. Perché i cartelli? Perché devo evitare che l'acqua esca. Giusta osservazione, Watson. Quindi mi serve un cartello qui in cui non mi scrive niente. Un cartello qui in cui non mi scrive niente. Un cartello qui in cui non mi scrive niente. Indovina un po', mi serviva un altro cartello che però a questo punto dobbiamo fare pure di colore nero perché se no non ha molto senso. Ah, comunque le tartarughe, non so se nel video di ieri l'ho detto, una è nata, signori, è nata, è cresciuta e si è sviluppata, ma sta sempre ferma qui sul blocco di sabbia. Non so minimamente il motivo perché si è incantata lì sta tartaruga. Infatti vorrei un attimino entrare, buttarla al mare e farla nuotare dolcemente nel mare, in questo piccolo lago che si ritrova, ma lei non vuole partecipare, signori. Non so che problemi abbia. Forse aspetta che naschi anche sua sorella, così magari sono in due e si fanno compagnia. Non lo so, non lo so. Aspetteremo, aspetteremo. Siamo qui. Intanto già che è nata è tanta roba, signori. Già vuol dire che funziona. Già vuol dire che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un obiettivo, abbiamo un obiettivo. Allora, torniamo qui. Primo step, mettere i cartelli. Perfetto. Secondo step, salire con le impalcature. Saliamo. Allora, io direi che dovremmo salire magari da qua. Giusto? E come si faceva sta cosa? Ah, così. Vai, 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 vai,
Scegli il tuo piano. Cazzo, è alta la torre, però, signori. Porca miseria, si è alta. Ok. No, devo continuare a salire. Che porca di una paletta ambriaca. Come faccio a continuare a salire? No, devo continuare a salire, ti ho detto. Brutto! Stavamo cadendo malissimo, signori. Qua è ancora alta, sì. Qual è il blocco? È questo. E io come cazzo la faccio a continuare a salire? Questa è una bella domanda. Dammi la terra, mi sono rotto le palle. Dammi la terra, perfetto. Posso mettere il blocco di terra? Perfetto. Due impalcature fatte veramente brutte. Ok, allora iniziamo intanto a piazzare questo là. Senza né sapere né leggere e né scrivere, signori. Questo lì, di qua non mi ci fai andare, quindi facciamo una girata così. Ok. Però ho messo le impalcature, signori, fate scherzate. Questo lì, sì, voglio tutta la torre tutta piena di... Voglio metterle anche fuori, signori.
voglio anche metterle ai lati, però prima di metterle ai lati voglio mettere le luci al centro, perché se non mettiamo le luci al centro poi con queste cose mi rompo le scatole, sinceramente. Ok, sta calando la notte, che hai rotto le scatole. È passato un giorno solo per preparare il materiale per poter fare sta cosa. Dico, mi sembra un pochino esagerato, però è successo, signori, è successo. Siamo in questa situazione. Ne usciamo, ne usciamo, ne usciamo, signori. Ne usciamo, ne usciamo. Dobbiamo semplicemente mettere un altro intanto di terra qui e un'altra liana qui. Perfetto, così qui intanto dovrebbe crescere. Non è detto che si allarghi su tutti e quattro i lati, ma non ci interessa. Non per forza deve essere tutto fatto. A questo punto, allora, la terra ci serve perché dobbiamo levare questo, rispostiamoci sul nostro blocco di partenza che penso sia questo di qua. No, stavo sbagliando, il nostro blocco di partenza è questo di qua. Allarghiamoci il necessario per salire sopra. Va bene, abbiamo anche esagerato, decisamente sì. Tutta sta terra ce la ritroveremo là sotto nel nostro mondo, va bene, non è un problema. Ok, saltino tecnico-tattico, secchiello d'acqua che scende là sotto. Ok, mi stavo lanciando in un punto in cui non c'era la terra, perfetto. Ora l'acqua starà arrivando là. Ok, noi scendiamo. Perfetto, detto questo, mamma mia, spettacolo come si scende velocemente, signori. Troppo divertente, abbiamo perso un cuore per fare sta cagata. C'è un problema di fondo, perché l'acqua esce? Se ho messo il cartello? C'è un problema di base. Scusate, non capisco. Questo cartello non dovrebbe bloccare l'acqua? No, non devi scrivere nulla. Perché mi esce l'acqua? Non capisco. Perché mi esce l'acqua, signori? Ho un dubbio esistenziale. Dovrebbe uscirmi l'acqua. Ho messo i cartelli per bloccare l'acqua. Oh. Va bene, va bene. Risolviamo subito subito il problema, signori. Leviamo questo e leviamo questo, che a questo punto non servono a una cippa di nulla. Prendimi questi due, li mettiamo qua. Mettimi un blocco lì e un blocco qui. Mettimi un cartello lì. E siamo tutti. Così ti piace? Così gli piace. Però è che non piace a me. Questo è un grosso problema. Di fronte lo posso mettere il cartello o no? Questa cosa non mi piace per nulla, signori. Questa cosa decisamente non mi piace per nulla. Dovremmo trovare una soluzione a questo. A quest'acqua che scorre troppo. A quest'acqua che scorre troppo dovremmo trovare una soluzione. Sì, perché non mi fa impazzire. Va bene che possiamo fare una cosa così e fare tipo l'ingresso della torre, però non mi fa impazzire. Detto questo, signori, allora, mi manca che cosa? Mi manca, io posso mettere intanto questo sul legno? Oh, lo posso mettere, perfetto. Allora, signori, andiamo di kelp come se non ci fosse un domani. Saliamo su sulla vetta della nostra torre. Dovremmo farcela tranquillamente senza problemi con l'ossigeno. Perfetto. Sei arrivata fino in fondo? Sì, perfetto, è arrivata fino in fondo. Ora distruggiamo tutta quanta la torre. Tutto questo dovrebbe essere diventato al solito una fonte d'acqua infinita. Noi dovremmo riuscire a recuperare 60.
Perché ora l'acqua esce di nuovo? Scrivi quello che cazzarola vuoi. Va bene. Dovrebbe essere tutta una fonte d'acqua. Penso. Penso di sì, non lo so. Nel dubbio lo rifaccio, signori, perché non mi fido, non mi fido. Decisamente no. Non cambia nulla, lo potevamo fare anche dopo che provavamo, però decisamente non mi fido e voglio un attimino essere tranquillo. A questo punto torniamo giù e ridistruggiamo tutte cose. Andiamo a recuperare una sabbia delle anime, un blocchetto di sabbia delle anime a casa nostra. Ok, ora io non esco, quindi in teoria lui non mi sta spingendo fuori. Andiamo a recuperare un blocchetto di sabbia delle anime che penso che qua sotto dovrei avere, non per forza dovremmo salire là sopra, almeno spero. Il magazzino è comodo, signori, ma è lontano. Porca miseria, perfetto. Una sabbia delle anime dovrebbe bastare e avanzare. E noi dovremmo riuscire tranquillamente, sostituendo questo blocco, a aver creato l'ascensore automatico, signori. Se tutto è andato secondo i progetti. Secondo i progetti, ora se io rompo questo e sostituisco questo, in teoria dovrebbero iniziare a comparire le bollicine per farmi salire sopra. Vedete le bollicine? Sì, forse l'ho vista. L'ho pseudo vista? Sì, le vedo, signori. Si sale su, signori. Abbiamo il nostro ascensore che ci porta sulla piattaforma di lancio, signori. Beh. Dai, dai, è andata bene, è andata bene. Pensavo peggio, pensavo peggio. Detto questo, signori, io per questo video vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao e mi raccomando, iscrivetevi. Ciao!